Prende vita oggi la sesta edizione di Sciabaca, quest'anno in versione ridotta, il tutto sarà concentrato in una giornata. C'è un primo appuntamento alle 11 in cui l'azienda Rubettino, la fabbrica Rubettino, si apre a visitatori esterni con una particolare attenzione al mondo della scuola, un mondo con il quale Rubettino ha sempre avuto un legame forte, molto, molto viscerale. Crediamo che gli investimenti in crescita culturale e quindi conoscenza da parte dei ragazzi sia fondamentale per la crescita di tutto il paese. E successivamente nel pomeriggio alle 15.30 ci sarà un'interessantissima conversazione tra il professor Domenico Talia e il professor Mario Caligiuri sull'intelligenza artificiale e la vita quotidiana. E successivamente alle 17.30 presenteremo la prima opera del nostro parco di arte contemporanea, che si chiama Carta ed sarà intitolata Rosario Rubettino. Verrà installata la prima opera degli artisti Stefano Alber, Rachele Maestrello e Alessandro Fonte. Seguirà un breve dibattito. Infine alle 18.30 ci sarà lo scrittore Fabio Andina con il suo libro La Pozza del Felice e Sei tu Ticino, che converserà con il nostro direttore editoriale Luigi Franco a proposito di parchi letterari e marketing territoriale. Quindi una giornata molto intensa questa di Sciabaca di oggi, con la quale ancora una volta vogliamo dare un segnale importante da questo territorio sulla possibilità di costruire rete, cultura ed economia.